Hey Cooge, ben ritrovati al vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come avete letto dal titolo, ebbene oggi faremo la prima parte delle leggende American, domani uscirà la seconda parte, farò 4 leggende per parte e in descrizione trovate 16 link che vi riportano alle targhette per la sfida contro le leggende, ma anche alle monete che vi permettono di trovare le targhette. Però ovviamente le monete le metto anche perché potete trovare yokai rari, non solo targhette per la sfida. Però vi ripeto, trovate targhette e monete, fate come più vi piace. Ora, a questo punto io direi di iniziare. Dovrei avere una targhetta per ogni yokai. Sì, ho una targhetta per ogni yokai, sono 8 in totale. Direi di cominciare appunto con il pass sfida e poi andiamo da sinistra a destra, poi in basso. Quindi oggi faremo Nyamurai Rikasai. Ok, già ho capito chi può essere. Loda Lurbe e Platinos, quindi per oggi questi 4. E andiamo quindi sul tetto a Dukesville contro l'ultimo Nyamurai. Io nello scorso Yo-Kai Watch in Sushi feci vedere solo Nyamurai, anche perché gli altri sapevo che c'erano ma non mi andava di sfidarli, quindi non l'ho fatti. Però questa volta faremo un let's play bene o male completo di Yo-Kai Watch 3. Non farò vedere giusto 2-3 cosette, ma perché non mi è possibile farlo. Ma non è un grande problema alla fine, dai. Dunque, direi di partire da qui, appunto. A Dukesville piove. Mi sembra sia la prima volta che vedo piovere a Dukesville. No. Va bene. Va bene. E mi sto accorgendo solo ora che la musica dell'elicottero è la stessa che c'era per la bicicletta. Il che spiega perché per la bicicletta non c'è più la musica. L'hanno messa per l'elicottero. Beh, mo level 5 non poteva fare un'altra musichetta a parte per l'elicottero. Comunque sia, vi consiglio, se non ce li avete, di procurarvi i frutti proibiti. Anche quelli trovate in descrizione. E bene, direi che possiamo combatterci. A meno che non vogliate proprio sprecare le vostre vite combattendo ogni giorno contro gli stessi yokai. Se no, fate Blaster Stick e comunque sia, è divertente. E trovate anche lì molti frutti proibiti. È molto facile che vi escano. Eccolo qua, sono gli ultimi Nyamurai, nato e cresciuto negli USA, un vero yokai felino americano. Ma poi ho girato il mondo e sono diventato un Nyamurai. E ora sono alla ricerca di un nuovo signore da servire. Ora determinerò se potresti essere la persona giusta. Consegnare pass sfida, proprio glielo devo dare. Ti mostrerò il mio spirito di Nyamurai, combattiamo! Però non parla come un American gatto oppure un gatto giapponese. Va bene, ci sta. Ok, oggetti, prima che mi distrugga. Dovrebbe essere al 60, ma penso che sia a un livello leggermente più alto, comunque sia. Gli yokai ce l'ho belli carichi. E fai danni, fai danni, bravo. Mi piace, però anche io te li faccio, caro. Mi inchino, quindi statistiche aumentate. Non mi piace il fatto comunque sia che Homeblue è debolissimo in questo gioco. In Yo-Kai Watch 1 era lo yokai tra i più forti di tutti. In Yo-Kai Watch 2 era buono. E qui proprio con tutti quanti gli yokai che sono usciti, questo è peggiore proprio. Non c'è ombra di dubbio. Ehi. Spada dell'Arakiri. Sì, l'hanno tradotto un altro con un nome scrauso. Hanno lasciato il nome vero. Grande, esatto. Arakiri è suicidio praticamente. O meglio, è la tecnica di suicidio che ti insacchi il coltello nella pancia. Insacchi, non ti infili, ti insacchi perché è dialetto. Ti insacchi il coltello nella pancia e giri. E ti escono tutto quanto alle budella. Però seppu dovrebbe essere il suicidio. Quello che commettono appunto i samurai, seppu. Infatti, la sua descrizione dice uno yokai che quando sbaglia commette seppu, una cosa del genere, ma non lo so di preciso. Andremo a vedere comunque. Che conobbi di forza e destrezza.
D'ora in poi sono al tuo servizio. Gna! Amo lo dice gna? Ma tu sei pazzo! Tu sei un pazzo! L'ultimo Niamurai! Ah, ma c'è l'ultimo, non è ultimo, è l'ultimo. Quindi, dove sta la L? Vediamo i soprannomi allora, dai. Catania. Samiaora. Samiaora? No? Armiautu. Niamura. Ma che nomi sono? Catania mi piace. Ma perché questi nomi femminili non mi riportano? Ah! Quindi le leggende American vanno sotto. Ah no, forse è solo lui però. Perché in realtà sono 8, ci sono solo 6 posti lì. Che potenza, sono sconfitto. Non ti sarebbe di nessun aiuto avere un servitore dalla lama così smussata. Farò di meglio la prossima volta, combattiamo ancora. In realtà ti avrei reclutato, vabbè, lasciamo perdere. È pazzo? Eccolo qua. Potenzia molto forza se tutti gli alleati sono stati sconfitti. Ultima speranza, che è? 123 di attacco a livello... di forza, non di attacco, di forza a livello 50. Velocità buona, difesa decente. PS... Però si può fare, dai. Cioè lui ha come dote ultima speranza e come incanto. Ok. Spada dell'Arakiri. Usa la sua spada per fendere la colonna frontale. Taglio fulminante 24 per te, come meteor pugno di Lunio. E fiammata 50, va bene. Coraggioso, è pronto ad affrontare ogni sfida, ma è anche pronto a dichiarare il suo onore perduto per nulla. Ah, solo questo? Pensavo che dicesse tipo... il fatto che quando sbaglia commette suicidio. Invece no, strano. Ah, ma Platinus ci viene sopra e facciamo Platinus allora. Non so come ci vengono dati, però se ci come mi vengono dati li faccio, quindi ok. Platinus sul tetto alle sud. Oh, dov'è? Ok, partiamo dalla centrale di polizia. Non so dove possa essere. Sul tetto alle sud, boh. A parte dovrei vedergli gli yokai che sono nell'overworld, perché comunque sia ho la visuale abbastanza vicina. Ah, sopra il negozio. Ah, ok, devo solo trovare l'elicottero allora che mi porta qui. Ah, ma questo è un ricercato. Eh sì, è un ricercato. Lo prendiamo? Ma guarda dove si va a mettere. Preso. E beh, che non lo prendevo. Leo Poco. Ma dai, Leo Poco. Quanto sarà forte? Vediamo un po' quanti danni fate, dai. Vabbè, ma dai, insomma. Potete fare di meglio, dai. Debole alla terra? Beh, sì. Eccolo là. Facile, facile, veloce, veloce. Cosa? Ho perso! Ok, d'accordo, ho sbagliato. Questa volta lo scrivo come si deve. Per cosa è ricercato allora? Andrea, ottimo lavoro con quello yokai wanted. Lo yokai che ci ha portato stavolta vale 2600 punti wanted. Però dammi quando vuoi scambiare quei punti wanted, ok? Da ora ci pensi a questo yokai. Ecco la ricompensa, te la sei meritata. Ah, buono. Ora va, detective Andrea, riporta la pace in questa città. Brontolante. Tutto qui? Non fai nessuna voce strana? Vediamo un po' dov'è. A sto punto lo prendiamo. Pericolo, pericolo, il re delle evasioni brontolante è evaso. Il detenuto si trova in zana, prendete tutte le necessarie precauzioni. È tornato, ma stavolta sarà l'ultima. Dovrebbe essere ancora nei paraggi, vai detective Andrea. So che è molto veloce a scappare. Ma nei paraggi dove? Ah, eccolo dov'era. Mo l'ho visto. Ma stava qua giù, chi ci è arrivato fino a qua giù, ragazzi? Ad ogni modo andiamo a prendere Platinus, che a questo punto so dov'è.
Nella mappa inferiore, se vedete, c'è un altro yokai, quella è Eloquia, l'ho vista appunto mentre cercavo Brontolante, ma va bene, non importa. Andiamo a prendere Platinos, visto che è il primo disponibile sulla lista. Lo voglio prendere in fila, non per qualcosa, ma così, per fare una cosa più precisa. Eccolo qua. Non ho ricaricato gli yokai. Ah, no, mi hai trovato! Non voglio combattere, ma via! Non voglio rovinare questo corpo adesso che l'ho rifinito così bene. Questa pelle lucente, questi muscoli della bellezza incomparabile. Riesci a immaginare quanto impegno ci ha voluto per ottenerli? Che spreco di platino prezioso! Che bambino egocentrico! Razza di... Oh cielo, credo di aver esagerato. Preparati a un carico di mazzate platinate! Consegnare Plus Platino? No, vengo qui solo per vederlo. Detesto imbrattare il mio platino, ma questa è un'eccezione. Ti abbaglierà così tanto che non vedrai altro che platino per il resto della tua vita! Convinto tu? Se a te sta bene così, mangiati la mela e non rompere le scatoline. E Emma fa una pausa, ovviamente. Vediamo un po'. Platino sta a 3000 punti vita. Vediamo un po' se si sposta. Sì, si sposta. Allora facciamo così. Lo frego io, lo frego. Ah, si difende bene, quindi perde tempo e non si sposta. E eccolo. Sì, vabbè, su 30 colpi 10 mancato. Non è... Secondo me non va bene così, eh? Beh, proviamo la pistola che sicuramente andrà sul cuore. Ehi. Generoso. Sicuramente va sul cuore. Come ti sbagli? Già. Sta davanti. No. Vediamo un po' una cosa, vorrei fare una cosa. Vieni qua tu, bravo. Perfetto. Ripuliamo il campo. Vediamo un po' platinizzazione. Abbiamo fatto due colpi critici di fila e non l'ha fermato. Difesa? Ah. Ma è forte allora, eh? Cioè, più che altro so che è uno yokai che ha molti punti vita. Però se si aumenta anche la difesa, è debole a nulla. No, è impossibile. Dovrebbe avere una qualche debolezza. Se no che è imbattibile. È uno yokai OP. Ma si vuole ancora aumentare la difesa? Ma è matto. Ma dove vuole arrivare con questa difesa altissima? Non gli faccio neanche più danno. 8, 8, 9, 9. Fantastico, eccolo, va. Ah, ok, stavolta è andato per davvero. Sparisci brigante, forte però. Bene, bene, bene. Vediamo un po' questo yokai. Poi vedremo anche le sue statistiche e tutto quanto. Platinos ti viene incontro. Ma poi è proprio brillante. Mi hai sconfitto, non ci credo. Pretendo la rivincita. Vuoi fare amicizia, ma certo. Platinos! Cioè, anche se è un Oni, ha una voce tranquilla. Platino. Platinette. Platinette è un bel nome. Chiom, perché ha i capelli afro, la Chioma. Però Chioma dovrebbe essere lui, vabbè, chi se ne frega. Fulvio. Però Platinette. Vicino a Nyamurai va a finire, bene. Vicino però sulla parte di là, siamo capiti. Brillante. Il mio platino è ossidato, un graffio qui e una macchia lì. Mi toccherà lucidarmi da capo, ci vorrà almeno fino a domani. Lasciami in pace, va bene? Ok, scusami. Difesa di platino come dote. Riduce danni ricevuti di tipo acqua, ghiaccio e vento.
PS307 a livello 50 non è male, però poteva essere meglio. Forza 84, decente. Difesa 157 che è buono. Velocità 108 che... wow, non è male, non è male davvero. Rompicranio, diminuisce la difesa, oltre che ti fa 50 punti danno. Fulmine 50. Platinizzazione, si mette in posa mostrando il corpo di platino e aumenta la difesa. Placcatura di platino, aumenta la difesa di un alleato trasformando il suo corpo in duro platino. Wow. Questoni ha preso sul serio il suo allenamento ed ha portato le proprie abilità ad un altro livello, quello di platino. Ah, abbiamo il pass Splendor contro Coma Star alle cascate della gola balzellante. So dov'è. Devo andare a Dukesville, credo che sia la cosa più veloce. Devo scendere e poi andare... sì, penso che Dukesville sia la strada più veloce. Ok, mo ci vorrà un po' perché l'elicottero balla tutto, balla. Non capisco perché debba fare sta tiritera ogni volta. Sto bene, non è vero, sto bene. E poi quando prende la caramella va come un razzo, non riesce manco a controllarlo. Bene, credo che bisogna... sì, bisogna andare di qua, bisogna andare. Non va affatto bene. Va bene, stai zitto. Chiacchiera sempre, chiacchiera. Eccoci qua, perfetto. Atterriamo. Ah, qui poi ci dovrò venire un'altra volta quando faremo l'ultimo episodio di Yo-Kai Watch 3 che sfiderò la torre. Ma quello sarà proprio l'ultimo episodio, quindi non mettiamoci fretta. Eccolo qua, quanto è bellino! Guardalo! Col mantellino! Oh, è la sciarpa! Pensavo che era un mantellino, invece è la sciarpa. Va bene uguale. Ehi, sei qui per me? Sono Coma Star, la superstar yokai di cui avrai per forza, forse, magari sentito parlare. Dove ci sono le celebrità c'è Coma Star. Chiunque, anche la persona più noiosa, brilla come una stella quando ci sono io. Che dici, vuoi combattere con me e brillare come una stella anche tu? Con Signore Plus Splendor? Brilla, brilla! Ottima scelta, vedo che hai del potenziale davvero brillante. Adesso facciamo scintille. Ovviamente il pass si chiama Splendor, perché certo, è una stella. Musichetta. Provo? Ci proviamo, dai, ci proviamo con la pistola. Questo balla. Sta a vedere che questo che balla mi esce... certo. Guarda se lo becco mai, mo, Porca miseria, devo mettere uno sfuggente in squadra. Però deve essere anche forte questo sfuggente. Non posso mettere yokai a caso in squadra solo perché con la pistola dopo è più facile, no? Ci vuole un attimino di giudizio. Anche se... contro questi yokai è così uno sfuggente, tanto per fare una cosa un pochino fatta meglio, potrei anche farlo, ma non è questo il mio modus operandi con gli yokai. Ho un metodo tutto quanto mio. Vabbè, Coma Star è debole comunque sia. Dovrebbe essere forte in attacco, ma penso che sia solo su Wibble Wobble, perché è uno yokai di rango SS su Wibble Wobble, quindi è andato, questa è stata molto veloce. Coma Star, ti viene incontro. Per 1000 brilla. Va bene. Io battaglia scintillante. Vuoi farmi da gruppi? Le gruppi sono femmine, non maschi. Quindi no. Coma Star! Vabbè. Rinominiamolo? Ma sì, vediamo un po'. Come andò. Brillio. Lucio. Superstar. Ok, ciao Coma Star. Vicino agli altri due. Fai faville! È così brillante da essere quasi accecante. Non vedo l'ora di fare ancora più scintille con te. Alla prossima! Però devo prendere l'aereo per andarmene da qui. Ecco Coma Star. Potenzia fulmine come dote, aumenta i danni elementari da fulmine di tutti gli yokai. Buono. Oh, ma è spirituale. Ah, beh sì, perché Wibble Wobble non ha spirituale ma solo attacco e PS. È goffo astuto, buono.
non mi dispiace come personalità. Alta tensione, che è speciale, quindi ok. Pugno potente, insomma. Pioggia di meteore, evoca stelle cadenti che potrebbero schiantarsi chissà dove, come appunto Lunio. Per mille brilla volte l'incanto fa risplendere un alleato come una stella aumentandone la velocità. La sua biografia dice: basta un sorriso di questo yokai ed ogni tipo di panico da palcoscenico sarà solo un ricordo passato. Oh. Bene, ora ci manca solo per oggi Pass Aureo. Un pass per combattere contro Rikasai sul tetto a Riva del Nord. Penso di sapere qual è. Riva Nord, quartiere Baia, credo che sia la cosa migliore da fare, dove andare. Mi faccio un attimo in giro per vedere chi è. Ah, è qua sopra? Eccolo! Ah, ok, facilissimo allora. Oh, arriva un tornado. Sullo schermo inferiore si vede ben bene. Ma vi attaccate perché io vado con l'aereo. E quindi non mi prenderà mai. Spero. Ok, prendiamo un attimo la caramella, se no ragazzi qua non si va avanti. Ok, preso. Ce la posso fare. Bene, andiamo. Sta praticamente al parco il signorotto, il Riccastro. Oh no. Devo scendere praticamente. Che fatica! Non si gira! Vabbè, zitto, Cinetosio, mamma mia quanto chiacchiera! Oh, signor Rikasai! Soldi! Cosa compro oggi? Ho comprato questo, ho comprato quello, mi rimangono ancora tanti soldi. Dammene un po'. Dopotutto ero multibiliardario! Cioè, 4 volte miliardario e multi! Quindi avevi 10.000 miliardi di dollari? Cosa? Prima di diventare uno yokai, quanti soldi c'aveva questo? Per quanto io continui a spendere, una montagna di soldi non vuole crollare. Vorresti accompagnarmi a fare un po' di shopping sfrenato? Ma guarda, se vuoi, ci sono io qui. Anche in dollari va bene, poi dopo li converto. Oppure, non so, fammi un assegno. No, come ti pare? Sarà un bello spreco di soldi. Comprerò tutto e tutti. Ah, quindi tu vuoi comprarmi, non vuoi darmeli semplicemente. Vabbè, però allora. Sapete chi sembra? Nonno Fame. La forma evoluta, però più grassa. Ah, è strano come yokai. Frutto anche a te. Mi lancia i soldi. Che attacco ha? Spendaccione, l'Energy Max cos'è? Compro lo stock. Ok, non ha molta salute, oppure ha poca difesa. Quindi il connubio ciccia e difesa non va d'accordo. Ma io lo sapevo. Oh mio Dio. Ok, ho capito che sarà impossibile senza... Ti prego, fai uscire il danno. Mi inchino alla tua bellezza alpina, però fai uscire il danno. Sì, perfetto. Più tardi mi inchino. Lo finiamo? Sì, lo finiamo. Quando si ricaricano così tanto, ragazzi, ci vuole. O gli fai 2 Energy Max di fila e lo stronchi, oppure vai con la pistola. Debolissimo, 393 punti esperienza. Rikasai ti viene incontro. Che questo dovrebbe essere Flash to Cash, quello in inglese. Sono disposto ad offrirti qualunque cifra per diventare tuo amico. Bene, vabbè, dai. Tu sgancia. Rikasai! Ti dico io quanto è troppo, però non è mai troppo, tu sgancia. Ma i soldi yokai? Beh, se mi fa l'incanto, forse potrebbe farmi una montagna di soldi. Federic, il conte, Enrico, Soldonio, Conio, ovviamente il Conio. Perché non fai tornare da Lira che stavamo tutti quanto meglio prima? Tutti quanti meglio era meglio, te lo dico io. Va bene.
Soldi! Ah ah ah, è stata una gran bella scialacquata. Ma ho ancora tanto denaro, chissà quando finirò di spenderlo. Se non ti dispiace, prima o poi vorrei che mi aiutassi di nuovo a buttar via danari. Ma voglio vedere il suo Energimax, cosa è? Forte in salute la sua dote, potenzia spirito in base ai PS rimasti. Ci sta? Ha tanti punti salute, ma poca difesa, poca forza, tanto spirito. Velocità è stranamente veloce. Pioggia d'oro il suo Energimax. La vista del denaro tira sul morale e le statistiche degli alleati. Ma l'oro deve essere convertito poi. E quindi ci perdi sempre un sacco di soldi, almeno il 30% lo perdi. Rompi ossa. Spinge indietro il nemico, paradiso si ricarica la salute. Radiante ricchezza con la K. Fa credere a uno yokai di essere milionario che può sperperare soldi. Che carino. Un multimilionario capace di spendere qualsiasi cifra pur di condividere la sua fortuna con i bisognosi? Figo, allora è bravo, è un signorotto bravo lui. Perfetto, ma dalla barba li caccia? Fammi avere quella barba, ti prego, subito, tipo. Però i denti d'oro no, non mi piacciono. Bene, Cuggio, per oggi termina questa prima parte delle Leggende American. Domani continueremo appunto il nostro giro di queste leggendarie leggende e prenderemo appunto quelle che restano. E come sempre vi ringrazio, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!